Ora ci partiamo subito a bomba con solo risposte sbagliate. Ve lo dico, potenzialmente Resident Evil 4 Remake potrebbe occupare tutto il 2023 di questa rubrica. Le mod mi fanno ammazzare dalle risate. Ottima la risposta sbagliata che ci ricorda il mitico Nintendo 64, quando Capcom ancora ci credeva nelle cartucce Nintendo e, nonostante tutto, tirava fuori un miracolo di compressione come Resident Evil 2. Altro che cloud gaming. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e dove non si danno mai false speranze. La puntata di oggi sarà ricchissima, piena di news, rumors e anche eventi live. Quindi non c'è tempo da perdere. Iscrivetevi subito, immediatamente, seduta stante al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti links da cliccare. Io ho detto tutto, voi cliccateli. Bene. Partiamo, iniziamo! Non sarebbe un TG Poro senza l'angolo della poracciata. Sono stati svelati i titoli che daranno il cambio a Mordhau e Second Extinction a partire da questo giovedì sull'Epic Game Store. Si tratta di Beyond Blue e Never Alone, altri due titoli di cui non ho mai sentito parlare. Il primo mi ricorda il mio recente acquisto di Endless Ocean per Wii, mentre il secondo ha il sottotitolo più impronunciabile di sempre. Kisima Andiamo avanti! Da oggi inizia una bella rimpolpata per il catalogo del Game Pass. Minecraft Legends si aggiunge alla selezione di giochi disponibili e vi devo dire è l'esclusiva Microsoft che più mi attira al momento, molto più di Redfall che invece sarà aggiunto al Day One il prossimo 2 maggio. Tra i tanti titoli da tenere d'occhio vi segnalo The Last Case of Benedict Fox, che uscirà il 27 aprile. Questo gioco, sin dal suo reveal, mi ha stracatturato, complice anche un art style pazzesco e poi aggiungiamoci pure che si tratta di un Metroidvania, per me imperdibile. Questo martedì anche il PlayStation Plus riceve il suo aggiornamento mensile per quanto riguarda i livelli extra e premium. Della selezione abbiamo già discusso la settimana scorsa, ma comunque ve lo ricordo. Non lasciatevi sfuggire Kena, che è un vero gioiellino, ma oltre a questo la selezione è solidissima, peccato solo per il catalogo Classic, rivolto esclusivamente agli estimatori dei primissimi Doom. Si può fare decisamente di meglio. Non c'è nessuna poracciata legata direttamente a Nintendo, almeno non in Europa. Vi segnalo però che il firmware di Switch si è aggiornato alla versione 16.0.2 e, come potete immaginare, si tratta di un update marginale. Ma così marginale che, indovinate un po', viene indicato come un semplice stability fix. A questo punto, il prossimo major update io lo aspetterei direttamente con il firmware per la prossima console. Nel frattempo siamo giunti alla fine della campagna marketing di Tears of the Kingdom, ma le notizie continuano ad arrivare. Tranquilli, non aggiungerò nulla di non ufficiale, ma sappiate che tra spot TV leakati, materiali promozionali e i profili social di Nintendo c'è ancora molto da aggiungere al già fenomenale trailer finale della scorsa settimana. Ne approfitto però per segnalarvi che in Giappone Ori ha annunciato una nuova linea di accessori su licenza dedicata proprio al prossimo capitolo di Zelda. Per me gli split pad sono una cafonata assurda, ma le cover non sono niente male, mentre lo stand mi ricorda la cover di A Link to the Past giapponese. Giudicate voi se è un bene o un male. Decisamente non poraccia è stata invece Sega, che nel fine settimana ha ufficializzato l'acquisizione di Rovio, lo studio che ha creato Angry Birds, per la bellezza di 706 milioni di dollari. Il motivo è facilmente intuibile e viene confermato anche nel comunicato rilasciato dall'azienda giapponese. Attraverso l'acquisizione, la compagnia punta a inglobare le capacità di sviluppo di giochi mobile a supporto continuo di Rovio e la sua esperienza nel settore del mobile gaming per accelerare lo sviluppo di versioni per cellulari e versioni multipiattaforma delle proprietà intellettuali di Sega, al fine di espandere ancora di più il portfolio della compagnia. Insomma, il mercato mobile fa gol a tutti e Sega ci si vuole tuffare proprio. A quanto è dato che Crazy Taxi e Jet Set Radio diventeranno dei live service? Se è così, io mi metto a piangere. Il 2023 verrà ricordato come un anno fenomenale per il gaming e uno dei titoli più attesi dell'anno è proprio Dead Island 2. Ci sono voluti 9 anni e almeno 3 sviluppatori differenti, ma finalmente questo venerdì vedrà la luce questo chiacchieratissimo seguito.
La cosa sorprendente è che, nonostante le premesse non proprio incoraggianti, sono appena uscite le prime recensioni e la critica sta premiando un progetto che fino all'anno scorso sembrava destinato a non uscire mai. Chiariamoci, non sembra essere l'FPS definitivo, ma piuttosto un titolo adrenalinico, per quanto grezzo e tendente al ripetitivo. C'è però anche una modalità multiplayer stradivertente. Voi gli darete una chance? Ma passiamo alle notizie del giorno. Il film di Mario continua a riscuotere un successo impressionante al cinema. Ma la cosa assurda è che questi dati hanno un riscontro anche nel mondo dei videogiochi. E la prospettiva di vedere un nuovo titolo di Mario nell'immediato futuro è sempre più concreta. Ci eravamo lasciati col film che aveva registrato uno dei debutti più convincenti di sempre per quanto riguarda un film di animazione, ma i dati del botteghino, aggiornati, restituiscono una situazione ancora più incoraggiante. Dopo il secondo weekend di programmazione nelle sale, il film ha raggiunto i 678 milioni di incassi complessivi, 347.8 in America e restanti oltreoceano, infrangendo così due record. È diventato simultaneamente il film più visto in sala del 2023 in ben 28 paesi, ma anche l'adattamento cinematografico di un videogioco più di successo di sempre. Considerando che il film deve ancora uscire in Giappone, un mercato dove solitamente gli adattamenti di questo tipo riscuotono un grande successo, le stime prevedono che il film di Super Mario riuscirà ad oltrepassare il miliardo di incassi con facilità, arrivando così a dei numeri a dir poco impressionanti. Ma la cosa veramente interessante è che nell'ultima settimana il mercato videoludico ha risentito di quest'ondata. Per ora abbiamo a disposizione i dati relativi solo al Regno Unito, ma nella classifica dei 10 software più venduti, non solo Mario Kart 8 Deluxe è salito nuovamente sul podio occupando la seconda posizione dietro a FIFA, ma inoltre sono rientrati nomi che ormai erano fuori da diverso tempo. Ecco quindi Super Mario Odyssey in quinta posizione e New Super Mario Bros. U Deluxe a chiudere la classifica al decimo posto. Non è un segreto che per Nintendo questo film è un banco di prova importantissimo. L'intenzione è infatti quella di espandere le proprie IP andando a toccare tutte le sfere dell'intrattenimento per creare così un ecosistema di prodotti in grado di coinvolgere quanti più utenti possibili. E sarebbe assurdo pensare che Nintendo non abbia pianificato di sfruttare l'ondata di interesse generata dal film con qualche iniziativa a tema Mario, molto probabilmente un nuovo titolo. Per me, visto il successo del film, potremmo vedere un nuovo Super Mario già entro la fine dell'anno. Con l'uscita di Zelda il prossimo mese, la seconda metà del 2023 potrebbe essere dominata da un nuovo Mario in 2D, pensato anche per accompagnare Switch nell'ultima fase del suo ciclo vitale. Secondo voi, questa prospettiva è plausibile? Ma senza andare avanti troppo col tempo e con la fantasia, pensiamo intanto agli eventi imminenti. Domani infatti è prevista una nuova presentazione targata Nintendo. Non si tratterà di un Direct a tutti gli effetti, ma di un Indie World. Ma non per questo dovreste sottovalutare questa presentazione. Infatti, gli Indie World sono sempre delle piacevoli sorprese. L'evento, pensato per promuovere piccole e medie produzioni indipendenti, sarà trasmesso in diretta domani 19 aprile alle ore 18. Noi come al solito lo seguiremo a partire dalle 17.30 qui in live su YouTube, ma cosa possiamo aspettarci da questa presentazione di circa 20 minuti? Beh, c'è chi ovviamente sta sperando nella ricomparsa di Hollow Knight Silksong. In fondo, durante l'Xbox Showcase dello scorso giugno, il titolo del Team Cherry rientrava tra i titoli che sarebbero stati pubblicati entro 12 mesi e il tempo ormai sta finendo. Non dimentichiamoci però di due cose. La prima è che ci sono stati già degli illustri rinvii interni a Microsoft che hanno tradito la promessa di 12 mesi e inoltre siamo arrivati a un punto dove è proprio difficile pensare Silksong come un indie. Magari è un nome che avrebbe molto più senso all'interno di un Direct vero e proprio. Quindi io fossi in voi terrei le aspettative basse per quanto riguarda Silksong, ma questo non significa che non potrebbero esserci delle vere e proprie bombe dietro l'angolo. Vampire Survivors sarebbe un'aggiunta perfetta per Switch, e lo dice uno che ci ha fuso la Steam Deck, e anche Pizza Tower sarebbe un arrivo fenomenale, visto che praticamente si tratta del Wario Land che non avremo mai. E poi ci sono ancora dei nomi vaganti di un certo peso che potrebbero fare la loro comparsata, come già annunciati Oxenfree 2, Pepper Grinder, The Plucky Squire e anche Mina di Hollowware. Insomma, le potenzialità per un grande, piccolo indie world ci sono tutte. Voi cosa vi aspettate dalla presentazione di domani? E chiudiamo con una nota un po' amara, perché due titoli molto discussi previsti per quest'anno
non stanno vivendo proprio il migliore dei momenti. Mi riferisco a Redfall e Suicide Squad, Kill the Justice League. Non ci posso fare nulla, ma per quanto Microsoft abbia puntato tanto sull'importanza dell'esclusività di Redfall all'interno della lineup Game Pass, il titolo Arcane non mi ha mai convinto, neanche col primo teaser trailer. Sarà che anche Deathloop non mi ha entusiasmato, ma c'è qualcosa nella formula di questo ibrido che proprio non mi convince. E questo sentimento pare sia condiviso da una grande fetta di utenza, che ha reagito molto freddamente ai vari gameplay trailer del titolo, complice anche una campagna marketing che non ha saputo inquadrare immediatamente la tipologia di gioco. Ma non è tanto questo a far discutere, quanto piuttosto il fatto che a poche settimane dall'uscita del titolo, gli sviluppatori di Redfall compiono uno scivolone appresso all'altro. Qualche mese fa era uscito fuori che il titolo avrebbe richiesto una connessione internet anche in single player, feature che ora gli sviluppatori hanno promesso di rimuovere in un futuro non meglio precisato. Anche l'adozione del controverso sistema di anti-cheat, Denuvo, ha fatto storcere il naso ai giocatori PC, ma ora a gran voce viene richiesto il rinvio del titolo perché è stato confermato che al lancio su console Redfall supporterà unicamente la modalità qualità, limitando il gioco a 30 fps 4K su Serie X e 30 fps 1440p su Serie S, anche se poi credo che l'utente medio neanche ci farà caso a queste cose. Però vedere un trattamento del genere riservato a una produzione next gen lascia veramente interdetti. Insomma, non è la migliore delle premesse per il titolo di punta di questa prima metà dell'anno per Xbox e Game Pass, considerando soprattutto che 10 giorni dopo uscirà Tears of the Kingdom, e mi sa tanto che l'interesse nei confronti di Redfall si estinguerà in tempo record. A farmi molto più male è il rinvio ufficiale di Suicide Squad al 2 febbraio 2024. L'attesissimo ritorno di Rocksteady dopo anni di silenzio è stato rinviato di ben 9 mesi, e anche se il team di sviluppo cita tra le cause la volontà di voler confezionare la migliore esperienza possibile, è chiaro che un ruolo fondamentale in questa decisione l'ha giocata la pessima ricezione da parte del pubblico avvenuta in seguito al gameplay reveal di qualche tempo fa. Tutto quello che è stato mostrato di Suicide Squad è esattamente l'opposto di quanto ci si aspetta da una produzione Rocksteady, un gameplay banale e generico che manca di carattere e che vede tutta la produzione piegata alle dinamiche dei live service. È un bene, insomma, che il team si prenda il tempo necessario per riordinare le idee, ma dopo anni e anni di sviluppo purtroppo non saranno 9 mesi a cambiare l'identità del titolo. A confermarlo è anche Jason Schreier, che per primo aveva parlato di un potenziale rinvio. Il giornalista è molto scettico sui miglioramenti che potranno essere apportati a Suicide Squad, e la data di febbraio sembra più un tentativo disperato di allontanare quanto più possibile la produzione dai pezzi da 90 come Zelda e Starfield, nella speranza che nel frattempo gli utenti si siano dimenticati della pessima presentazione appena pubblicata. Io tengo le dita incrociate anche per Kill the Justice League, ma ormai ho perso tutte le speranze nei confronti del titolo. E voi? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con una nuova live, ci vediamo qua su YouTube alle 17.30, mi raccomando non mancate per seguire insieme l'Indie World delle 18, e niente, fate bravi, riposatevi perché domani vi voglio belli freschi, quindi dormite Sonic tranquilli e fate bravi, ma soprattutto nerdate durissimo. Io sono il Poro Justice, Michele Fall, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Riferisco a Redfall e Suicide Squall. Suicide Squall è la versione extra emo di Final Fantasy VIII, ancora più emo di quello che era. Vabbè, ci siamo capiti. Ciao, 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 ciao.